Ciao a tutti, sempre io, Davide di Audio Costruzioni. Videovendita numero 2 del marzo 2016. Vi faccio una carrellata un po' generale di tutto, ok? Spiegando e non spiegando. Comunque nella sezione usato del sito trovate tutti gli articoli che adesso vi sto facendo vedere con le descrizioni e i prezzi, perché io così al volo non me li ricordo proprio tutti. Comunque vi faccio una carrellata veloce. Allora, questo è un angolo dove tengo, diciamo, la roba un pochino meno pregiata, ma sempre bella roba. Vedete, equalizzatore Onkyo, un sinto ampli della Denon, mi pare 250 euro, un altro sinto ampli audio video della Denon, poco sopra i 100 euro, ampli Pioneer carino da spendere poco, una piastra, il cabre che è il crossover, un sinto Emerson molto bellino, l'equalizzatore della Technics della serie Flat, bella, i diffusori JBL, quelli che praticamente hanno il woofer centrale, anche lì lo trovate, e poi questa è un'altra sezione un po' incasinata, diciamo così, però so che vi può anche piacere, le JBL, le cabarette, ok? Siamo attorno ai 1000 euro, bellina, delle tre vie col 18 pollici, ok? Le McIntosh, anche questi sono bei diffusori a tre vie, ve li faccio vedere anche aperti. Solo che non cada tutto perché qua, vedete, questi sono i tre vie, c'ho anche i quattro vie, bellini, con un cabinet incredibile, un po' duretto, però ottimo suono. Siamo attorno ai 600 euro, non costano molto. Ecco, questi sono diffusori molto molto interessanti, li ha fatti Antonio Munerato, sono i cloni delle Pro AC con gli stessi componenti. Vedete il woofer della ScanSpeak, il tweeter della ScanSpeak, il cabinet fatto benissimo, uguale. Siamo circa 1000 euro, questi vi consiglio tantissimo. Poi andiamo qua a vedere un attimo. Ecco, per esempio, mi hanno portato in conto vendita queste Opera Audio qua, bellissime, tre vie. Guardate che roba. Scusate, due vie e mezzo. Suonano che è una meraviglia, siamo attorno ai 1200, ok? Poi dopo, presto, vi farò la presentazione anche di questi diffusori qua, sono della Audibilia, particolari, larga banda, monovia, interessanti. Ecco lì, sempre un po' di magazzino con gli imballi e quant'altro. Andiamo avanti. Qua troviamo le Quad, che sono in conto vendita, che hanno un suono esagerato a 3.600, ma li valgono tutti, considerate che di listino costavano circa 10.000 euro. Una coppia di Bose 901 prima serie, non costano molto e per chi gli piace il suono molto, come posso dire, spaziale, possono piacere. Le RCF BR150, le tre vie col woofer da 15, lì c'ho un po' il magazzino di tutti i cavi, ok? Poi dopo andiamo qua, ecco, vi faccio vedere queste JBL, qua c'è un po' di officina. Comunque le JBL, quelle le 4560 che ho, diciamo, gli ho messo la tromba sopra e il tweeter, il bullet, no? Che presto, prima o poi, quando mi verrà voglia, le metterò in vendita, per adesso no, sono state naturalmente fatte da Alberto Bellino. Un po' di officina, le mie trombe con diffusori della JBL, quelle sono mie, non le vendo. Queste invece sono le JBL, le L150, bellissime, diffusori che suonano che è una meraviglia. Le
diffusoroni alti della Audio Jam con col woofer della Jamo, adesso ve lo faccio vedere anche di fianco, una coppia di clips, le Cornwall belle, tenute veramente bene, e siamo a circa 2000 euro. Vedete il wooferone che vi parlavo prima delle Audio Jam. Ok, qua c'è il mio impianto che finalmente adesso con le JBL, le 4350, tutto il mio impianto con Luxman come finale principale per i bassi, vedete, molto molto bello. Là vedete un po' di giradischi, alcuni sono miei che non vendo, altri sì, ma li trovate tutti sul sito. E andiamo in questo reparto qua, adesso vi faccio vedere alcune cose. Ecco, per esempio, monitor audio, le Silver 6, belle, nuove, ma una cosa molto interessante sono questi diffusori qua. Questi qua sono della Canton, adesso vi do il modello esatto, le 711 DC della Karat, costavano di listino più di 3.000-3.500 euro e sono fuori circa 1.000 euro, forse un po' sotto, penso. E le consiglio tantissimo perché suonano veramente molto ma molto bene. Poi, solita cose, eh? Ah, dopo vi faccio vedere. Qua c'è un altro reparto con il sistema Arena, le casse della Kleinemann Audio, Kleinemann Audio, scusate, anche queste le trovate. Poi qui un Yamaha da pochi watt, non tanto costoso però carino, con i V-meter, il Copland 301, il Marantz, il lettore di rete, il finale in classe A della Gabrysamp. Qua un altro ampio Yamaha da non spendere molto, tutte cose che trovate. Due giradischi, un adesso non mi viene il nome, porca loca. Va bene, andiamo sotto. È un Project RPM4 col suo speed. Insomma, della roba ne ho veramente tanta. Spero di avervi fatto cosa gradita. Un saluto da Davide di Audio.